anticipato Elena, verte appunto sulle committenze artistiche di Francesco V, che molto spesso sono in prosieguo con quelle del padre Francesco IV. E anzi, per determinate imprese, è proprio un vero passaggio di testimone dal padre al figlio. Se si dovesse trovare un comune denominatore, sarebbe sicuramente quello della celebrazione dinastica. E celebrazione che avviene, vedremo, con varie commissioni di dipinti, in questo caso, che ha un capitolo importantissimo in quella che è la statuaria celebrativa, la statuaria funeraria, ma non mi addentrerò in questo campo perché già uno storico dell'arte, Luca Silingardi, ha pubblicato più volte appunto aspetti di questa importante statuaria, tra l'altro proprio anche in un'occasione di studio offerto dal Ducato. E del pari io non parlerò della ritrattistica, se non a volte così segnalando opere, ritratti tra l'altro di Malatesta, proprio perché sempre in questa stessa occasione offerta dal Ducato, da Terra Identità, ho già parlato e scritto diffusamente sulla ritrattistica malatestiana celebrativa degli Austria-Este. Ora, dopo questo primo bellissimo ritratto di Francesco V, ritratto ufficiale che è di proprietà del comune di Reggio Emilia, passo alla prima committenza, che in realtà risale ancora a Francesco IV. Committenza ad Adiodato Malatesta, l'opera viene compiuta nel 1841, quando questo grande caposcuola modenese, che sicuramente voi conoscerete, ha già completato il suo iter formativo alla fine degli anni 20 presso l'Accademia di Firenze, sotto la scuola di Bezzuoli, quindi a Venezia agli inizi e alla metà degli anni 30, e alla fine degli anni 30, anzi fra gli anni 30 e 40, a Roma, presso le Accademie Romane, sempre come pensionato di Francesco IV. Il suo protettore era lo scultore di corte e direttore dell'Accademia a Testina, cioè Estense, di Belle Arti, Giuseppe Pisani, e Malatesta succederà appunto al Pisani nella direzione dell'istituto nel 1839. Ecco, appena quindi divenuto direttore dell'Accademia nel 1841, ecco che congeda questo dipinto, che è la Vestizione da Cappuccino di Alfonso III, Alfonso III d'Este, e quindi è un soggetto Estense, e subito comprendiamo come sia celebrativo della unione tra trono e altare, che era stato uno dei fondamenti del Congresso di Vienna e che nel Ducato di Modena proprio aveva una delle sue punte di diamante, questo concetto, in quanto a realizzazione. E osserviamo Alfonso III, il padre del grande Francesco I, che nella chiesa di Maran in Svizzera riceve appunto il saio da cappuccino. Ora, l'opera è emblematica anche dell'attività malatestiana, in quanto ho potuto verificare come Malatesta possedesse un manoscritto di anonimo realizzato, steso da un contemporaneo, probabilmente si ritiene un frate che accompagnò appunto il duca in questa sua vestizione. E questo, e tra l'altro vi sono proprio dei tratti coincidenti fra la descrizione e questo dipinto. Per esempio la figura dello scudiero alle spalle del duca che gli sta reggendo la spada, simbolo di nobiltà, nonché simbolo marziale, e via dicendo. Già questo ci illumina sulle modalità
dell'arte malatestiana. Malatesta si documenta sempre moltissimo proprio anche sui dati storici che deve riprodurre nelle sue opere. Ma osservando meglio possiamo vedere quella che è la peculiarità di Adeodato Malatesta. Qui infatti osserviamo molte memorie dal passato, intanto dalla vestizione di San Guglielmo d'Aquitania del Guercino nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, che ha uno schema molto affine. E poi il battesimo di Clodoveo, che è un'opera dei primi anni venti dell'Ottocento, del suo maestro fiorentino Giuseppe Bezzuoli. E non solo, ma se osserviamo il tappeto che ricopre i gradini, vediamo la citazione di una presenza, questa del sontuoso tappeto orientale, tratta dalla pittura del Seicento anche in ambito estense. Ma soprattutto se osserviamo la figura dello scudiero e i personaggi alle sue spalle, vedremo che con queste grandi gorgiere e anche proprio con il battito della luce sul volto dello scudiero c'è un richiamo molto diretto all'opera di Sant'Eperanda, un artista veneziano che aveva servito Alessandro I Pico, ma anche gli Este, dal 1608 al 1628, lasciando molti ritratti a cui evidentemente Malatesta si ispira. Ecco, quindi Malatesta ha questa capacità compendiaria, cioè di fare propri, di assimilare tante fonti della storia dell'arte del passato e di immetterli all'interno di una propria poetica. Ma Malatesta non è solo volto alla citazione passatistica. Se noi osserviamo infatti lo sfondo, vedremo quelle arcate a ogive, quella navata di questa chiesa che riporta un'atmosfera troubadour, cioè, come si diceva allora, trovadorica, e cioè neomedievale, neogotica. E infatti l'opera si inserisce assai bene all'interno di questa corrente troubadour di citazione appunto medievale. E quest'opera ebbe una lunga gestazione, come spesso succede per le grandi imprese malatestiane. Qui osserviamo questo bozzetto in collezione privata, dove si vede appunto come la composizione sia poi stata modificata. E questo invece è un disegno della Galleria Estense, vedete molto accurato, molto dettagliato, dove Malatesta si sofferma, si può dire quasi esclusivamente, sulle figure. Sono tolti tutti quegli accessori, come per esempio quel cesto in primo piano con dentro il saio, il tappeto che ricopriva la gradinata e via dicendo. E vedete anche come si concentri sulla figura, sulla testa dello scudiero. Che davvero emerge molto chiaramente, l'architettura, il contesto architettonico qui è piuttosto generico, mentre invece nella realizzazione verrà lasciato spazio per quella bellissima enfilade di arcate neogotiche. Una importante commissione che era già stata di Francesco IV e che verrà portata avanti da Francesco V è quella degli estensi medievali. Nella, se si può dire, opportunità politica di riallacciare quelli che erano i fili dinastici tra l'odierna dinastia d'Austria Este e la dinastia, l'antica dinastia ferrarese degli Estensi,
ecco che viene commissionato a personalità dell'Accademia di Belle Arti una serie di 9 antenati estensi, gli estensi medievali, le cui tele sono appunto collocate, come potete vedere, nelle sale del Palazzo Ducale, dell'Accademia Militare e appartengono alla Galleria Estense. È una serie in 2 tempi, alla fine degli anni 30, quindi con Francesco IV, vi sono al lavoro i colleghi di Malatesta. E invece negli anni 50, nella prima parte degli anni 50, quando vi sarà la ripresa da parte di Francesco V, vi saranno all'opera gli allievi di Malatesta. Ecco, questa serie non coinvolge direttamente l'artista, però coinvolge l'Accademia di Belle Arti di cui lui è il direttore. Quindi si può dire che di riflesso sia un'impresa sotto l'egida malatestiana. Questa è opera di Rossi, il carpigiano Bernardino Rossi, era figura Alberto I. Appartiene appunto alla prima serie, quella commissionata da Francesco IV. Bernardino Rossi, che era intanto condiscepolo di Malatesta, suo cognato, e poi diventa il suo rivale, si può dire quasi acerrimo rivale nelle committenze da parte dei duchi. In questo caso osserviamo come lo schema, che ritroveremo anche in seguito, sia quello della ritrattistica internazionale 5-600, e cioè il personaggio è a tutta figura, spesso ci sono dei cortinaggi, dei tendaggi, accanto c'è un opportuno tavolino su cui vengono appoggiati degli oggetti emblematici per ricostruire la fisionomia del personaggio. In questo caso è la rosa d'oro che era stata concessa ad Alberto dal Papa, altissima onorificenza pontificia, in occasione di un suo pellegrinaggio a Roma, e alle spalle si vede anzi il mantello da pellegrino appeso come una sorta di attaccapanno ottocentesco. Questa invece è opera di Luigi Manzini. Luigi Manzini è l'altro artista fecondissimo, anche lui, che proprio contende a Malatesta non la qualità, perché Malatesta ha una qualità davvero molto alta, davvero superiore, ma sicuramente la mole delle committenze. È infatti uno dei... forse l'artista dopo Malatesta più prolifico, più acclamato a Modena e a Modena e nei territori vicini, e anzi avrete poi l'opportunità di ammirare questo tocco molto levigato, smaltato, e anche la sensibilità coloristica in quel ritratto che è stato opportunamente qui predisposto dalla Galleria Ossimoro di Spilamberto, che raffigura il fratello di Francesco V, l'arciduca Ferdinando Carlo, e opera appunto, ritratto appunto di Luigi Manzini. Ecco, qui vediamo questo estense con la scintillante armatura, che tra l'altro certamente non usava in epoca medievale, lo spadone, e poi alle sue spalle questa colonnina tortile, questa colonnina a torchon. Quest'altro personaggio, quest'altro estense medievale, sempre per il pennello di Luigi Manzini, che produce ben 3 dipinti, ben 3 ritratti di questa serie, quindi a conferma della stima che godeva presso la famiglia d'Austria Este.
Questo personaggio invece lo vediamo con alle spalle una panoplia dove c'è naturalmente l'aquila estense, dietro uno scranno con le aquile al culmine dei montanti e a lato vi è questa scrivania che sembra quella di un notaio ottocentesco con il suo servizio da scrittura. Ecco, perché queste osservazioni? La cultura romantica di questi artisti è una cultura che si contamina con aspetti scenografici. Infatti Luigi Manzini ha anche un'esperienza teatrale. Suo, per esempio, era il sipario di comodo del teatro comunale realizzato nel 1841. Quindi vediamo come questi sfondi, come queste presenze d'arredo e anche le stesse vesti siano in realtà prodotto di un'influenza che proviene anche dal campo teatrale, dal campo della scenografia, appunto degli arredi di scena. Altro estense medievale dovuto a Carlo Goldoni, allievo di Malatesta, qui passiamo agli allievi appunto di Malatesta e alla diretta committenza di Francesco V che vuole proseguire questa serie. E qui, come vedete, il registro cambia, è molto più contenuto, più meditativo, si possono vedere anche dei riflessi da Hayez, sempre diretti allievi di Malatesta. E anche qui vedete come vi sia però, come dire, una maggiore sobrietà e anche una ricerca invece di, una ricerca si potrebbe quasi dire psicologica, una ricerca interiore, proprio come cambi nel giro di poco più di una decina d'anni, proprio anche lo stato mentale in cui si affrontano queste committenze. E questo è un bellissimo dipinto di Luigi Asioli, correggese, che fu davvero molto vicino come qualità ad Adeodato Malatesta, però per tutta una serie di vicende Malatesta rimase la personalità egemone. E qui vedete proprio come risenta in questa riflessività del personaggio dell'arte di Hayez. Vi dicevo dell'Accademia Atestina di Belle Arti, che era, come dire, il fiore all'occhiello culturalmente della dinastia d'Austria Este, come già ha accennato anche Elena. Infatti, quando vi erano delle occasioni importanti, ecco che i visitatori, coloro che soggiornavano a Modena, venivano condotti all'Accademia di Belle Arti diretta da Malatesta. E, per esempio, nel 1842, in occasione delle nozze di Francesco V con Adelgonda di Baviera, viene realizzata una grande esposizione dove Malatesta da solo espone 32 opere. Naturalmente poi vi sono quelle dei colleghi e degli allievi. E ancora nell'aprile del 1852, quando è in visita il figlio dello zar Nicola, ecco che con la consorte ecco che viene realizzata un'altra grande mostra, sempre con il meglio della produzione degli artisti modenesi. Malatesta espone il suo celebrato Tubiolo, viene esposto anche un bozzetto del monumento a Ludovico Antonio Muratori, voluto e in gran parte anche compiuto da Malatesta, che verrà poi innalzato l'anno dopo nel 53. Ma legata all'Accademia di Belle Arti è la Società di Incoraggiamento per gli Artisti degli Stati Estensi, che viene istituita alla fine del 1843 ed è posta sotto gli auspici, sotto il patronato del principe futuro Francesco V. E infatti qui vediamo la medaglia
auspice Francesco V e la medaglia è datata al 46, sì, perché viene realizzata un po' dopo, e il concetto è della, il concetto è della società che vediamo in quella raffigurazione femminile, con l'amore patrio, che è quella sorta di amorino con la face, che risolleva il genio delle arti, che è seduto e vedete che ai piedi ha gli emblemi della scultura, della pittura, eccetera. In pratica era una società, come altre promotrici dell'epoca, che intendeva risollevare qualitativamente, anche economicamente, le sorti degli artisti e degli artigiani delle province estensi, allestendo appunto queste mostre triennali, e dove venivano appunto acquistate le opere esposte, in modo da poter rialzare anche la qualità non solo delle arti maggiori, e cioè della pittura e della scultura, ma anche dell'artigianato, quindi facendo rimanere in loco nel ducato quelle che potevano essere delle risorse economiche, perché non venivano, almeno questo era nei voti, acquistate opere all'estero, diciamo, bensì da questi artisti e artigiani modenesi. Ecco, l'idea compositiva fu data da Carlo Malmusi, appunto questo importante personaggio, era un poligrafo, un erudito poligrafo, venne coniata la medaglia da Rinaldi, Tommaso Rinaldi, che era uno degli orefici argentieri attorno alla corte, e il disegno realizzato da Adiodato Malatesta. La società aveva un albo che dava conto di queste mostre triennali, e qui vediamo questa che è appunto del triennio 1845-46-47, il suo primo triennio. Francesco IV, che qui vediamo in questo splendido ritratto di rappresentanza della Galleria Estensi, ora nel Palazzo Ducale, realizzato da Diodato Malatesta sulla metà dell'Ottocento, aveva commissionato a Malatesta la grande tela dell'Ezzelino da Romano, e cioè il tiranno Ezzelino da Romano che viene sconfitto al ponte di Cassano d'Adda. E questa è stata una delle grandi imprese di Malatesta. Ora, come dire, non è più tanto comprensibile ai nostri occhi, se non come così questo gran movimento di massa, questa gestione anche del grande formato, perché è una tela veramente monumentale, grandissima. Era stata commissionata da Francesco IV, ma appunto Malatesta, oberato dai tanti impegni, aveva sempre dilazionato così la consegna, fin tanto che sale al trono il figlio Francesco V, che riconferma la commissione, e quindi nel 1857, oramai verso la fine del ducato, ecco che la tela può essere consegnata. E come mai un interesse così forte da parte del primo e del secondo duca verso un simile soggetto? Perché se voi guardate sulla destra, vedete che sta irrompendo al galoppo un personaggio, è Azzo d'Este, che sta quindi fermando i nemici, che sono poi quelli del suo stesso schieramento, che intendono uccidere Ezzelino da Romano, che era caduto a terra. Perciò era anche una tela simbolo, un soggetto simbolo di quello che era non solo il valore militare degli estensi medievali come Azzo, ma anche la magnanimità di questi estensi, che appunto sottraggono al linciaggio quello che è il loro nemico. E
appunto Francesco V era particolarmente affezionato a questa tela e quando nel 1859 lasciò Modena chiese allo Stato italiano una riproduzione che riuscì a ottenere appunto per il pennello di Malatesta e lì fu tramite un suo amico, che un amico di Malatesta, che il cavalier Carlo Santiani Velasco, tra i cortigiani che aveva seguito appunto Francesco V in esilio. E così Francesco V riuscì ad avere la sua copia, la copia richiesta. Questo è un bozzetto presso la Galleria Estense che mostra questo combattimento, mostra questa scena, vedete in forme diverse perché come accennavo prima, Malatesta poi naturalmente variava e la figura chiave di Azzo d'Este che viene poi studiata in questo disegno di Malatesta presso la Galleria Estense proprio che mostra il concentrarsi e anche l'importanza di questo antenato medievale estense. E questo il palazzo Modena-Vienna, dove trovò luogo appunto la grande tela, la copia eseguita di mano di Malatesta. Era quindi un momento di grande celebrazione dinastica a cui appartiene anche il sipario del Teatro Comunale, qui siamo nel 1841, opera di Adiodato Malatesta, non commissione estense naturalmente, ma commissione della comunità di Modena che affida a Malatesta il soggetto di Ercole I d'Este che visita il cantiere ferrarese, infatti si vede in lontananza il castello di Ferrara, mentre nel 1487 viene allestito il teatro dove verranno rappresentati i Menecmi di Plauto, e cioè la nascita del moderno teatro. Per convenzione appunto questa costruzione di teatro e questa rappresentazione è ritenuta la nascita fra le date appunto di nascita del teatro odierno. E quindi anche questa era una celebrazione del mecenatismo e della promozione artistica degli estensi ferraresi, e cioè in pratica degli Austria Este. Questo è una tela che è stata poi restaurata raffigurante Matilde di Canossa che si trova tuttora nel castello di Bianello nell'ambito delle quattro castella nel Reggiano. E l'interesse di Francesco V si rivolse a un antico affresco, un affresco di cui questa tela è copia, un affresco quindi quattrocentesco, perché vedete che si tratta di un testo compositivo e stilistico che appartiene al gotico internazionale, quindi saremmo verso la metà del Quattrocento. Questa invece è una copia di Ugolini, che era un pittore reggiano incaricato da Francesco I appunto di trarne un esemplare da portare nel Palazzo Ducale. Poi dal Palazzo Ducale vi fu tutta una serie di vicissitudini per cui il nuovo proprietario del castello di Bianello nella seconda parte dell'Ottocento riuscì a impossessarsene sul mercato antiquario e a riportarlo appunto a Bianello. Quindi la copia ha preso il luogo dell'affresco che ora non si trova più. Questo però è interessante perché Francesco V evidentemente voleva un esemplare di una attestazione matildica, riconoscendo evidentemente in Matilde di Canossa un precedente, diciamo, un precedente di governo su quelli che erano i suoi territori. Oramai un po' come dire scemata l'ipotesi, che poi ipotesi non era, era stata trasformata in certezza, di Matilde antenata degli Este.
ipotesi che viene, come devo dire, accantonata, ecco, vi tace Muratori nelle sue antichità estensi, evidentemente perché non convinto. Non vi erano più i presupposti seicenteschi di utilizzare la figura di Matilde in chiave politica, però l'attenzione da parte di Francesco V evidentemente c'era. Un ritratto sempre di Adeodato Malatesta sulla metà degli anni 30 dell'Ottocento della madre di Francesco V, e cioè Maria Beatrice, la quale possedeva un dipinto che doveva essere bellissimo di Adeodato Malatesta ed era "Lasciate che i pargoli vengano a me", questa scena evangelica di cui ci rimane soltanto una litografia. Ecco, sempre sulla base delle opere pervenute agli eredi di Francesco V, si può così vedere quelle che erano altre proprietà di opere malatestiane da parte dell'ultimo duca. E vi erano opere di devozione privata, come appunto il dipinto a cui abbiamo accennato prima, e questo San Francesco di Paola, perduto, sempre di Malatesta, di cui rimane la litografia da parte della tipografia Goldoni. Questo invece è un disegno che alla fine dell'Ottocento era Molza, dove è raffigurata Santa Teresa d'Avila, con ogni probabilità da mettere in relazione con una Santa Teresa d'Avila che possedeva appunto la famiglia di Francesco V, sempre per il pennello di Malatesta. Ecco, all'arciduca Massimiliano, lo zio di Francesco V, era invece il proprietario di quello che fu un soggetto dipinto malatestiano molto apprezzato, di cui ci rimane questa testimonianza assai modesta per la verità come trasposizione litografica, che tratta appunto da un giornale dell'epoca, e cioè un avanzo di gloria. È il veterano dell'esercito napoleonico che reca ancora la onorificenza della corona ferrea, che sta chiedendo l'elemosina, ed è accompagnato da questo ragazzino che può essere il figlio, che ha una gironda che era una sorta di organino portatile che era proprio dei mendicanti. E quest'opera fu tra le più acclamate di Malatesta e noi purtroppo, sono riuscita a trovare, perché è dispersa, solamente questa modesta attestazione grafica. Fu dedicato a Francesco V, invece la trasposizione grafica, questa molto bella invece, su disegno del Frulli, un bolognese, da parte di una tipografia bolognese della crocifissione che Malatesta verso il 1850 congedò per la chiesa di San Giuseppe dei Cappuccini di Bologna, uno dei suoi capolavori d'arte sacra. Ecco, è andato perduto, almeno non è mai stato completamente realizzata, quella che era, doveva essere anzi, la più importante commissione di Francesco V, indirizzata a Geminiano Mundici, allievo di Malatesta, e ce ne rimane l'attestazione da una memoria dello stesso Mundici. E Francesco V voleva un ciclo di pitture murarie all'interno del Palazzo Ducale che partisse dagli estensi ferraresi e giungesse fino al governo del padre. E Mundici fu incaricato di questo, ma riuscì a lasciare solo due attestazioni. Questa era la scena
che gli fu chiesto di realizzare per prima, dell'accoglienza di Papa Pio VII a Modena davanti al Duomo da parte di Maria Beatrice e di Francesco IV. E fu staccato questo affresco dalla parete, ora si trova nel parlatorio dell'Accademia Militare, fu staccato nel 1929 da Arcangelo Salvarani e rimane però questo grande lacerto di questa parete. Poi nel Museo del Risorgimento resta quello che era il bozzetto di Geminiano Mundici, e cioè Francesco IV che viene accolto alle porte di Modena dal sindaco di Modena nel 1814, che gli consegna le chiavi della città. Quindi una impresa che non poté essere compiuta, anche perché oramai era partita proprio a ridosso di quel 1859 che vedrà Francesco V lasciare la città. Ecco, per concludere ho verificato, almeno mi è parso di poter vedere delle analogie tra queste committenze di Francesco IV e Francesco V con le committenze di Carlo Alberto di Savoia, anche lui di un ramo collaterale di Carignano, e quindi forse con la necessità di convalidare questo nuovo ramo dinastico agli occhi dei propri sudditi. Infatti la serie degli estensi medievali potrebbe essere correlata a un precedente, e cioè la serie dei Savoia, degli antichi Savoia, che si trova tuttora nel Palazzo Reale di Torino, e che fu affidata a Gonin, a dei Lombardi come il Molteni e a un fiorentino come Bezzuoli. Poi soggetti d'arte sacra, come per esempio il Beato Amedeo di Savoia in preghiera, che può trovare il suo corrispettivo a Modena nella vestizione di Alfonso III. Cioè varie possono essere le corrispondenze tra le committenze di Carlo Alberto e quelle di Francesco IV e Francesco V. Ecco, in termino segnalando ancora il bel ritratto di Luigi Manzini del fratello di Francesco V, appunto l'arciduca Ferdinando Carlo Junior, che abbiamo così il piacere di avere in mezzo a noi. Ecco, un'opera che si data attorno al 1840, sì, mi sembra, cioè deve essere circa neanche ventenne. Sì, lui era del 22. Del 22, ecco. E, quindi intorno al 40. Ecco, anche il dottor Alberto Menziani, appunto, ha concordato sia sul riconoscimento del personaggio che anche del pennello di Luigi Manzini.